Le condizioni della discesa Trippo di Marianello, che conducono sull'omonima spiaggia, sono finite nel mirino di alcuni residenti che chiedono interventi urgenti per ridare decoro all'arteria. Questa strada è abbandonata, è una strada comunale che dovrebbe venire, magari non dico che la devono fare tutta dall'inizio fino alla fine, ma magari un po' di pulizia, qualche rattoppo in qualche buco e magari renderla un po' percorribile. Non sono mancate le lamentele da parte dei turisti. Molti turisti vengono a mangiare nel mio locale e mi dicono: come mai questa strada è così di importanza e nessuno si interessa? Non so cosa dire, perché mi dispiace magari dire non so se ci sono io o qualche problema mio, non lo so. Io da tanti anni che lotto per questa strada e continuerò a farlo, problemi non me ne faccio. Tiziano Burgi, stiamo parlando di una località turistica, Marianello, lo vediamo anche ora affollata da tantissimi turisti, effettivamente ringrescia un po' vederla in queste condizioni. Sì, ringrescia un po', non è da quest'anno, giustamente, senza dare colpa all'amministrazione attuale, ma è da almeno 10 anni che è ridotta così la strada. Però senza togliere niente a Marianello, perché come molla anche qua vengono dei turisti, è affollatissima questa spiaggia. Le richieste sono abbastanza basilari, cioè quella della pulizia e quantomeno di rifare il manto stradale. Sì, almeno la pulizia, di sistemare un po'. Lo so che no, ancora Angelo Campione è da poco, da 1 mese e mezzo che è diventato sindaco, però magari di dare un'occhiata, viene anche lui stesso a controllare, magari per vedere lui stesso come in che condizione è la strada. Non sono migliori poi nemmeno le condizioni in cui versa la strada panoramica Sant'Antonino, diversi disagi che si registrano nella zona, la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale è carente, l'illuminazione in larghi tratti è assente, il manto stradale è molto pericoloso e in alcune parti quasi compromesso. Io personalmente mi sono impegnato, ho fatto la raccolta firme della strada Trippo di Marianello e della Sant'Antonino, con delle foto dove evidenziano il pericolo della Sant'Antonino, che è proprio una strada che 2 giorni fa un turista, un amico mio che lavora fuori, è venuto in via a trovare la sua famiglia, mi ha fermato e mi ha detto: Gianluca, sai che ho rotto due gomme e più il motore si è spaccato di sotto, perché la Sant'Antonino si sa com'è. Lo Bracco lancia poi una richiesta al primo cittadino Angelo Cambiano. E gli dico ad Angelo Cambiano che venga magari a visualizzare le cose, magari fare un po' di pulizia, renderla un po' più pulita e percorribile.